Ciao a tutti e benvenuti. Questo è il primo video live in cui parlerò molto e mi si vede anche in faccia ed è tutta colpa di Luisa e Marta. Innanzitutto mi scuso per la location, per la luce, per i rumori di sottofondo perché probabilmente ad un certo punto sentirete il gatto che fa le sue cose, però non ho intenzione di sistemare il video, un po' perché non amo riguardarmi e ascoltarmi, un po' perché non sono molto capace, quindi così com'è ve lo prendete. Questo video è un video tag risposta a Marta, a Radia Chan, perché tanto che avevo promesso un video e quindi il primo lo dedico a lei. Partiamo con il tag. Allora, le domande. Hai mai visto un fantasma? Se sì, racconta. Allora, non ho mai visto un fantasma, quindi non ho niente da raccontare e, cioè, almeno non credo di aver mai visto un fantasma, non mi pare di aver mai assistito a chissà quale strane esperienze di questo genere, soprattutto non ho mai visto niente. 2. Consiglia 3 film paranormali. Allora, ovviamente nei film c'è una grossa dose di finzione, però quelli che mi sono piaciuti di più e che sono forse un po' meno finti di altri per alcune cose sono The Conjuring, l'invocazione, sia il primo che il secondo, e il prequel Annabelle. Poi la trilogia di Insidious. E Jezabel. Jezabel forse è un po' più un horror che un film sul paranormale, cioè in realtà tutti, però boh, mi è piaciuto anche quello, per cui io ve lo consiglio perché non è conosciutissimo. 3. Ti è mai capitato di assistere a fenomeni paranormali? Sì, cioè, allora c'è da un po' da capire che cosa si intende per paranormale. Per me è tutto ciò che non è spiegabile dalla scienza e comunemente accettato, per cui tutte quelle cose un po' strane. E sì, mi è capitato. 4. Ti è mai capitato di filmare per caso e ritrovare sulla macchina fotografica telefono un'esperienza paranormale? Allora, no, non ho mai filmato niente del genere, però ho fotografato una persona, un musicista, in diversi concerti e sempre ho notato attorno a lui degli orbs. Poi adesso può essere polvere, può essere luci, però il fatto che siano sempre attorno a questa persona mi fa un po' pensare. Cioè, le coincidenze proprio sono un po' strane. 5. Credi nel paranormale? Avrebbe dovuto essere la prima domanda, secondo me, però evidentemente sì. 6. Da quanto sei appassionato di paranormale? Allora, appassionato di paranormale è una cosa grossa, nel senso che non sono una che va a cercare tutte le informazioni, va a vedere se c'è stato un episodio nella casa infestata lì, piuttosto che là, piuttosto che informarsi. No, semplicemente il paranormale secondo me è una parte della vita, esiste, lo accetto come tale e quindi lo conosco in maniera molto molto base, molto esterna, però cioè appassionato no. Quando qualcuno ti racconta delle storie paranormali personali, ci credi? Beh, dipende un po' da quello che dicono e dalla persona che me lo sta raccontando, perché ci sono persone che tendono a sparare cavolate, quindi da quelle persone magari proprio non è che credo proprio a tutto, però tendenzialmente se una persona di cui mi fido e se quello che sta raccontando mi sembra abbastanza verosimile, tendo a crederci perché ho una mente, nonostante come dicevo oggi con Luisa, ho una mente scientifica e per cui non credo proprio a tutto, però è abbastanza aperta a queste cose perché, ripeto, il paranormale è qualcosa che non sappiamo ancora spiegare, quindi per ora ci credo, poi si vedrà. 8. Vorresti vedere un fenomeno paranormale? Nì, nel senso che non lo vado a cercare, come ho detto prima, non vado alla ricerca del fantasma, piuttosto che se capita, capita. Sì, mi piacerebbe vedere magari qualcosa di effettivamente, non so, un po' da film, un po' sconvolgente, che non puoi proprio dire, ok, cioè, ci credo per forza, perché l'ho visto e non può essere stato altro. Però, tendenzialmente, insomma, sono anche cose un po'
spaventose quando accadono, perché insomma, non, appunto, se non sai spiegare una cosa ti fa un po' paura, quindi se capita bene, ma non lo vado a cercare. 9. Sei mai entrato in una casa abbandonata dove si dice che ci siano gli spiriti? Non proprio, sono andata al manicomio di Mombello, che io ci sono andata per fare delle foto da modella con un gruppo di fotografi, tutta una roba, non c'entra niente. Poi quando sono andata, sono uscite le foto, c'era gente che mi diceva: ma sei pazza, ma lo sai che lì è pieno di spiriti, ti resteranno appiccicati a vita. È spaventoso. Allora, io sono andata. Ok, che eravamo in tanti, c'era tanta altra gente lì perché abbiamo incontrato altre persone che giravano, facevano le foto, eccetera. Soprattutto è un posto che è stato usato molto e sfruttato per le fotografie. Ci sono murales, scritte, disegni, cose tutte nuove. Quindi, cioè, ce n'è passata tanta di gente. È un po' difficile sentire certe energie, e soprattutto è difficile che ti rimanga attaccato qualcosa addosso, cioè dopo che è passata questa gente, voglio dire, proprio a me. Però sì, sicuramente l'atmosfera è un po' inquietante, perché, e sicuramente sono morte delle persone lì, quindi è possibile che ci sia dell'energia residua, perché era un manicomio, le persone sono morte in modi brutti, in modi traumatici, quindi potrebbe essere. Poi vabbè, ripeto, non sono una grande esperta, quindi c'è il coniglio che si sta ammazzando, vabbè. Cosa ti spaventa di più del paranormale? Come ho detto prima, quello che spaventa è il fatto di non conoscere, non conosci quello che ti sta davanti, non conosci, non sai come rapportarti a un'entità paranormale, e tutto ciò che non conosci di solito ti spaventa, perché non sai come reagire e non sai che influenze può avere su di te. Hai avuto esperienze paranormali in casa tua, la 11? Sì, più o meno. Poi ripeto, dipende cosa si intende per paranormale. No, non ho i fantasmi in casa. Però c'è stato un periodo in cui una dietro l'altra mi sono cadute in cucina due mensole con le spezie, l'anta di un armadio, poi mi è caduta la bacheca in camera mia, tutto più o meno in un paio di settimane, di notte sempre succedevano queste cose, infatti mi svegliavo con la tachicardia a mille, impaurita, e insomma, cioè, per essere caduto tutto così di seguito, non c'era stato terremoto né niente, cioè, un po' strano. E altre cose, vediamo, non so se può essere definito paranormale, ma io sono convinta che le cose si nascondano. Io ho preso un paio di orecchini anni fa, li ho presi, li ho portati a casa, li ho autografati, che bello, che bello. Li ho appoggiati e non li ho più trovati. Non li ho più trovati per anni. Li ho cercati dappertutto, niente. Dopo 6-7 anni li ho trovati in un posto dove ho guardato milioni di volte. E non c'erano, cioè non li ho mai visti. L'ultima cosa mi è successa di recente con le rune, nella borsa dove tengo tutti i miei tarocchi, sibille, il pendolo e le rune. Stavo recuperando per Samhain i tarocchi, il pendolo e le rune. E le rune non le ho trovate. Non le ho trovate, ho cercato nella borsa, non le ho trovate, ho potuto aprire la camera, non le ho trovate. Le ho trovate 2 giorni fa. Quindi torno al 20 novembre, ed erano nella borsa dove io avevo già guardato almeno 3 volte, erano lì, nascoste nell'angolino sotto al libro delle rune, che non si vedevano, non si sentivano, e le ho trovate. Cioè, per me queste sono piccole esperienze paranormali. Poi vabbè, ci sono stati quei sogni che non sono proprio sogni, quelle voci che senti mentre sei nel dormiveglia, eccetera. 12. Hai animali che hanno manifestato strani comportamenti legati al paranormale? Non credo. Per dire, il mio gatto, cioè i miei gatti non si sono mai sconvolti neanche col terremoto, niente, proprio niente. Sì, il gatto miagola ogni tanto a cose che non vedo, però lui miagola alle ombre, miagola alle luci, miagola all'insettino che passa, miagola perché devi miagolare, quindi, cioè, non lo so se sta miagolando a qualche entità strana oppure no.
Però, quando ho ritrovato le rune, il gatto che non dorme mai sul mio letto, quella sera ha deciso di dormire sul mio letto quando ho ritrovato le rune. Va bene. L'ultima, 13. Consiglia almeno un'app paranormale. Non ne conosco. Non ne conosco perché appunto non le seguo e penso che tutte quelle app del tipo Ghost Cam, quelle robe lì, che dovrebbero farti vedere delle presenze dietro di te, secondo me sono cagate, quindi non le conosco, non le consiglio, niente. Io spero che questo video non sia stato troppo brutto, sia stato tremendo e spero di vedervi al prossimo video. Grazie a tutti e ciao!